Buongiorno, vorrei innanzitutto ringraziare Radiofonica che mi ha dato questa possibilità di fare questa comunicazione. Sono molto contento che esista questo strumento qui a Perugia, universitario, che tanti voi giovani avete contribuito a creare e state supportando. Quindi sono molto contento di questo perché ho visto che la radio non si occupa solo di cose giustamente giovanili come musica e altro, ma anche di cultura e di conoscenza. Quindi in questo ambito io sono venuto qui per dirvi che giovedì 8 settembre alle 18 alla Biblioteca degli Armeni di Perugia presenterò un libro. Il libro è questo, diventa Supernatural. Ed è stato scritto da un autore americano che si chiama Joe Dispenza, che ha più di 40 anni di conoscenza, è un neurobiologo e un fisiatra, che ha studiato tantissimo il cervello e ha studiato anche molto la fisica quantistica. E in questo libro, che è stato scritto nel 2017, pubblicato nel 2017, lui già raccoglie testimonianze scientifiche della guarigione sia fisica che anche affettiva, morale delle persone, delle tante persone che partecipano e hanno partecipato alle sue conferenze. Lui è venuto in Italia 3 anni fa, però adesso attualmente è stato a Londra, c'erano circa 6.000 persone ad ascoltarlo. E veramente io l'ho studiato, l'ho letto e soprattutto se guardate nel libro ci sono tutte le testimonianze dei diagrammi elettroencefalografici del cervello e che succede nel cervello, perché lui ha questo staff medico scientifico che a chi vuole, ai partecipanti che fanno questo corso intensivo di 5 o 6 giorni, con tanta meditazione e con tutto un sistema anche che lui chiama il caleidoscopio e Mind Movie, che è un filmato che si crea, che viene creato con un programma che si chiama proprio Mind Movie, dove ciascuno crea la propria ipotesi futura. Quindi è anche una cosa molto avveniristica che voi giovani sicuramente. Tutto questo per bypassare la resistenza della mente inconscia, che come molti di voi sapranno, noi abbiamo una mente cosciente, una mente inconscia che è molto più potente. Questa mente inconscia ci ha registrato da quando nasciamo tutta una serie di informazioni che quando si sono codificate, sono diventate dei paradigmi, è molto difficile superarle. Chiunque di noi sa che magari a volte ha la volontà o il desiderio di intraprendere una strada e una vocina dentro ti dice no, non ce la farai, non è possibile, c'è questa difficoltà, cioè, però mi fermo qui, se no la conferenza la faccio qui. Quindi io vi invito a presenziare questa conferenza e mi auguro che Radiofonica poi la possa addirittura mettere dopo come video a disposizione di tutti. E vi aspetto giovedì 8 settembre. Grazie.